Ecco, vivere questo territorio è sempre un'emozione particolare, perché si respira quel frizzante, quell'emozione come nel bere il suo vino, ma anche nel paesaggio, un paesaggio diverso, unico, nella sua unicità che oggi scopriremo certamente insieme. Infatti questa locandina che tengo con molto piacere tra le mani, Alice, per quello un luogo dove la percezione del paesaggio è a 360 gradi. E quindi direi, proprio anche per scaldarci in questa nebbia che lascia spazio a un timido sole, facciamoci un bel applauso di un bel... parole dei presenti sono donne molto più meritevoli delle mie, ma come sempre in una casa c'è un saluto ufficiale, invito qui vicino a me il sindaco Gianfranco Martino. Accogliamolo. Grazie, grazie al presenti e ai relatori, tutti presenti, ci fanno piacere. La giornata che doveva iniziare dalla nostra sommità, dal nostro belvedere, per ammirare il paesaggio. Questo non è tutto, è stato possibile, abbiamo una giornata un po' nebbiosa e gli occhi si potranno rifare, andare con il nostro video, che è il nostro video promozionale, che ci fa ammirare il nostro paesaggio, il nostro territorio, i nostri luoghi. E grazie a tutti voi per la presenza e ci tengo a sottolineare due cose. Alice ci tiene molto in questi anni, in questi 5-6 anni, ha cercato di fare il possibile per riqualificarsi, per riqualificare il proprio promotore per vedere, che Galeazzo a suo tempo aveva voluto, che ha seguito con lui. Quindi il promotore per vedere che è diventato per noi l'eccellenza, tanto da farne titolo 360 gradi, che è diventato un po' il nostro simbolo del nostro paese. Tutto questo secondo me è venuto grazie all'aiuto, al confronto, alla collaborazione che in questi anni c'è stata con il Paesaggi di Vinicoli, con l'associazione, io mi piace definire l'UNESCO, che ci ha dato il nostro riconoscimento dal 2014. L'ho scritto, l'ho detto, 8 anni fa non tutti ci credevano in questo percorso, in questo riconoscimento. Sicuramente questo devo dire un grazie, lo dico pubblicamente, se questo riconoscimento in questi 8 anni è diventato per tutti noi un valore aggiunto, lo dobbiamo sicuramente al presidente dell'associazione, il dottor Gianfranco Comaschi, e al dottor Ciancanto Roberto, che con tenacia e determinazione hanno saputo portare avanti. Non tanto per noi, soprattutto per i nostri territori. E una riflessione, e concludo, su quello che sarà il futuro. Secondo me dovremo, e questo deve essere poi il tema di oggi, della giornata, riflettere su quali saranno le opportunità che abbiamo fatto in questi 8 anni, ma ancora di più dobbiamo fare nel proseguo, quali saranno le opportunità per far conoscere a tutti questo Monferrato, questi nostri territori, che il mondo ci invidia e che noi dobbiamo essere orgogliosi di avere dove vivere. Con un tema legato magari ai giovani, ai meno giovani, di diversificare anche l'offerta commerciale e turistica che abbiamo sul nostro territorio e crederci per farlo vivo, perché poi devono vivere qua con noi. E secondo me, mi do lo spunto finale poi del convegno, l'incremento demografico deve essere un tema su cui veramente credere fino in fondo per il futuro, perché i nostri paesi avranno un futuro se sapremo anche dare servizi pari e con pari dignità di una città, di un luogo dove i servizi sono già efficienti. Noi dobbiamo cercare con forza anche nelle nostre zone di offrire dei servizi perché sì, per far sì che i giovani si fermino a lavorare, a vivere in un posto stupendo qual è quello dell'UNESCO. Quindi grazie ancora della vostra presenza e grazie di essere qui oggi, dando la parola al presidente. Ringrazio anche l'assessore regionale Tutto Papa per la sua presenza e poi avremo confrontato. Certo, sindaco si accomodi qua perché se siamo nel paese, il sindaco deve essere presente nel paese, nel dialogo con le parole. E quindi prima di invitare che vicino a me l'assessore all'agricoltura, Marco Protopapa, che facciamo un grande applauso. Vi
definizione, e queste sono le parole, riflessioni sulle tematiche della valorizzazione culturale e paesaggistica dei vigneti in un comune situato, lo conosce certamente bene nella sua zona, situato in una zona di eccezionale bellezza e percezione del paesaggio, e si percepisce nebbia, sole, si percepisce, ma se noi questa mattina abbiamo la nebbia, guardiamo il video e cogliamo subito la luce di questi colori meravigliosi di questa terra. Lascio a lei, lascio a te un saluto e un benvenuto. Grazie, un saluto a tutti naturalmente e un ciao a tutti, visto che in tanti ci conosciamo, e penso che mi sembra anche doveroso riconoscere che siamo squadra di territorio. Sì, oggi c'è la nebbia che offusca un attimino il nostro bellissimo paesaggio, ma ci sono le immagini che illustrano quanta grazia abbiamo a disposizione, ma motivo anche del convegno, motivo dell'incontro di oggi, direi anche di riconoscere il merito a chi sta e può permettere tutto questo. E dire che questo fa parte di un prodotto, un finale di una grande squadra, dove ognuno ha una sua responsabilità. L'impegno, soprattutto iniziale, è dei nostri viticoltori, dei nostri coltivatori, dei nostri imprenditori, che giornalmente si dedicano con pazienza e sacrificio alle nostre terre. E verso di loro, quindi, dobbiamo fare un grande pensiero e un grande impegno. E qui quindi cito la seconda parte di questa grande squadra, che è l'istituzione, che deve aiutarli, perché questi paesaggi sono belli, danno reddito, ma non sempre, e quindi di conseguenza, se non danno reddito, bisogna aiutarli per far sì che continuino a essere mantenuti, che i nostri imprenditori continuino a essere custodi dei nostri territori, e quindi bisogna impegnarsi e naturalmente sapere che non sempre il tempo è favorevole, il tempo molte volte è tiranno, e naturalmente parlo del tempo climatico, oppure di tutte le avversità che non sono soltanto climatiche, ma anche tutto quello che sta succedendo intorno al mondo della viticoltura. Abbiamo una grande conferma di una presenza drammatica che si chiama flavescenza dorata. Tra l'altro invito chi potrà essere presente lunedì pomeriggio a un grande convegno che faremo a Nizza proprio sul tema, perché naturalmente dobbiamo pensare che le realtà sono compromesse da situazioni, da patogeni che restano e continuano a essere presenti nei nostri territori. Un altro aspetto, logicamente, è rivolto alle comunità, è rivolto alle persone che fanno promozione, e quindi ringrazio Gianfranco, ringrazio Roberto, che li chiamo per nome perché sono gente del territorio e ha che permesso di rendere lustro al nostro territorio, che ci hanno creduto in tempi che forse quando si parlava di UNESCO si cercava di parlare forse di una cosa che nessuno voleva ascoltare, perché UNESCO uguale vincolo e non UNESCO uguale opportunità. E quindi anche questo è stato grazie a loro che ci hanno creduto e ci hanno portato a essere qua come Alice, ma come altri territori presenti. L'ultimo anello di questa squadra, e quindi il quarto componente, siete voi. Siamo noi cittadini che dobbiamo crederci, dobbiamo assolutamente essere presenti e dobbiamo trasmettere la felicità di essere in questo mondo UNESCO, e naturalmente dobbiamo essere quindi promotori di territorio. Lo si è parlando con la gente, lo si è consumando, invitando a consumare i nostri prodotti, che stanno soffrendo anche loro delle crisi economiche, dobbiamo difendere i nostri prodotti di qualità, e naturalmente tutte queste quattro unità creano una squadra, e quindi mi auguro che la giornata di oggi sia una conferma. Grazie. Grazie all'assessore. La narrazione poi in fondo nelle mani dedite alla terra, ma anche nelle parole, questo proprio poc'anzi ne parlavamo arrivando qui, che è un connubio, questo è un punto molto importante che l'assessore ci ha evidenziato, cioè un connubio imprescindibile che deve viaggiare a braccetto, ma a braccetto più che mai con gli uomini del territorio, il dottor Roberto Cerrato e il Gianfranco Comaschi, presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, uomo di questa terra, presidente UNESCO, e quindi ci presenti questo paesaggio di bellezza che
ci rende tanti oggi felici di essere qua. Grazie, buongiorno a tutti. E dunque, intanto mi unisco al saluto dell'amico sindaco, dell'amico assessore Marco Protopapa. Un momento fa si è rivolto a voi pubblico con una cordialità, con il saluto di chi si conosce, si frequenta, e qui tra il pubblico devo dire davvero mi pare di conoscere quasi tutti, e tante sono persone amiche, grazie per essere. Un ringraziamento particolare ai sindaci in questi 8 anni in cui ho avuto l'onore di ricoprire la carica di presidente dell'associazione. Devo dire, ho trovato nei sindaci sempre voglia, entusiasmo, disponibilità, quindi grazie, perché sono le persone in prima linea su questo progetto. Le cose che ho ascoltato le ho condivise tutte, e abbiamo già degli, come dire, stimoli importanti per dare a questa giornata, a questo momento che cercheremo di non rendere troppo pesante, quindi con degli interventi brevi, di entrare comunque a trattare alcuni temi davvero che noi dell'associazione riteniamo davvero importanti. Non voglio ripercorrere la storia di 8 anni perché richiederebbe un tempo che non abbiamo a disposizione, però alcuni momenti è utile poterli ricordare, perché ci fanno capire il cammino fatto. Un passaggio lo ha appena citato l'assessore Marco Papa, ovvero quando si trattava di presentare la candidatura c'era anche incredulità da parte di alcuni, e c'erano anche delle resistenze, si temeva questo aspetto del vincolo, e devo dire che proprio il territorio dell'Acquese e dell'Ovadese da questo punto di vista ci hanno fatto soffrire molto, perché abbiamo avuto comportamenti altalenanti di sindaci e di amministrazioni che un po' combattuti sul stare, diciamo, dentro questa progettazione oppure rimanerne fuori, e questo non ci diede forza in allora. Quindi questo lo voglio ricordare, è stata una delle questioni che ci ha messo anche molte volte in difficoltà, ma siamo stati capaci di andare avanti, di raggiungere i risultati. Mi ha fatto piacere che il sindaco Gianfranco Martino abbia ricordato anche la figura del sindaco allora di Aureliano Galeazzo. Iano è una persona che ha naturalmente lavorato su questo progetto di valorizzazione del nostro borgo, ma del nostro territorio, perché mi ha sempre guardare senza limitazione di confini. È stato uno di quelli che anche in allora, ecco, se ci fossero state più persone così motivate e con quello slancio, forse avremmo trovato di noi difficoltà. Mi permetto di dire questo. Il riconoscimento a Doha, Luca Tara, arriva nel giugno 2014. Io avevo appena da poco iniziato la mia carica di presidente, è stata una soddisfazione enorme sentire dal Comitato Mondiale che le colline di Vero Monferrato, patrimonio dell'umanità, è stata un'emozione, vedere quelle immagini scorrere, qualcosa di indimenticabile. L'anno successivo, perché dopo un anno il Comitato Mondiale assegna il riconoscimento, venne fatto al castello di Grinzane a Cavour, e ricordo quel momento perché è stata una delle azioni importanti che l'associazione ha portato a termine con il sostegno della Regione, ovvero che le targhe consegnate fossero 101, quanti i comuni che facevano parte dell'intero territorio delimitato, e non i 29 delle Cor. Quindi Cor, Buffer, sono tecnicismi, hanno i loro significati, questi termini vanno assolutamente considerati, ma quello che va considerato è il progetto di tutto un territorio che si riconosce sul valore del paesaggio, cultura del vino.
Abbiamo lavorato in questi anni su tanti progetti, sarebbe lungo elencarli, azioni tutte importanti che vanno proseguite, di una che è quella che stiamo ancora completando adesso, che è l'attenzione al cambiamento climatico, tema assolutamente d'attualità. Lascerò poi al nostro direttore Roberto Cerrato, l'amico e compagno di tanti lavoro fatto insieme, di svolgere poi alcune considerazioni che riguardano proprio questo territorio e il comune di Alice. E perché Alice? Alice sui valori del riconoscimento, i criteri furono criterio 3, criterio 5, non mi dilungo, ma insomma essere una testimonianza vera di tradizioni della cultura del vigneto, della coltivazione del vigneto e del vino, è Alice per questo punto di vista. E anche il criterio 5, il rapporto straordinario tra uomo e ambiente. Ecco, quindi diciamo che qui questi valori, peccato per la giornata di nebbia, ma basta, ecco, altrimenti affacciarci per vedere e ben comprendere, ma ci viene in aiuto appunto lo schermo, no? Il belvedere di Alice oggi è al centro di questo dibattito. Io, tenendo un tono un pochino più alto di quello che usiamo di solito, perché il nostro è sempre un comportamento caratterizzato dalla prudenza e dai passi corti, io direi oggi il tema può essere quello di dire Alice il panorama più bello e più ampio del Piemonte. Presuntuoso? Una provocazione? Ma no, uno stimolo a approfondire. Sul bello, io credo che il concetto del bello sia, cioè, è soggettivo e quindi si può discutere. Sull'ampiezza direi che è un termine che può essere verificato generalmente, quindi io spero che questa affermazione possa, diciamo, produrre sia lo stimolo a un approfondimento. Magari ci saranno altri amministratori, altri esperti del paesaggio che potranno dire ma ci sono altri panorami altrettanto belli, altrettanto ampi. Apriamo un confronto. Ci piace il confronto, ci piace il dialogo, la collaborazione, quindi questo credo, però oggi il tema è questo. E i punti, i luoghi di Belvedere UNESCO sono tra le azioni che abbiamo svolto, devo dire soprattutto Regione, Piemonte ha curato questo tema, noi l'abbiamo affiancata, la Regione come sempre, uno dei temi importanti, perché secondo me i luoghi di Belvedere sono una delle azioni più semplici e più potenti che noi possiamo svolgere, di mettere in rete questi luoghi, perché ogni punto porta con sé un territorio. Qui quando parliamo di Alice parliamo della Quesa, no? Quindi questi sono tutti luoghi che hanno dietro una storia, per essere stati anticamente dei luoghi di avvistamento, delle torri di difesa, luoghi di castelli, di fortificazione. Quindi metterli in rete è un'azione semplice che non comporta, diciamo, grandi costi. Inviterei Regione Piemonte, e lo faccio oggi rivolgendomi all'assessore Marco Protoparza, che ci ha dato la sua presenza, di ragionare, ecco, per un'estensione di questo progetto, per proseguire questa azione. Concludo su un altro tema, il più importante in assoluto, che anche questo è già stato accennato da chi mi ha preceduto, nei loro saluti. Il tema è quello del reddito, è quello del mantenere il patrimonio UNESCO, va tramandato alle future generazioni. I custodi di questo riconoscimento siamo tutti noi cittadini, soprattutto un merito ai coltivatori. I coltivatori rimangono se c'è reddito, e quindi su questo aspetto del reddito, anche perché qui ad Alice siamo di fronte a un territorio che con tutte le sue DOC e DOCG è veramente un esempio, però i prezzi dei prodotti sono ancora, diciamo,
meriterebbero di crescere, e quindi ci troviamo di fronte a aziende che per far quadrare i conti devono fare veramente sostenere delle fatiche enormi in termini di superfici da coltivare, eccetera. Da questo punto di vista, l'affaccio che noi abbiamo alle Langhe, l'essere un territorio unico, non guardiamo ai valori dei prodotti e dei terreni di Barolo, di Barbaresco, solo con invidia, guardiamoli come un'opportunità, perché è chiaro che qualcosa dovrà accadere. Questo territorio nostro merita una valorizzazione, e l'attività che tutti quanti insieme siamo chiamati a svolgere. Vedo che il moderatore mi fa segno di stringere, di chiudere. Io chiederò poi a Roberto Cerrato di fare un cenno su questo tema del cambiamento climatico, di cosa pensiamo di fare qua, e un accenno anche al tartufo bianco, perché detto da lui che è albese ed è esperto di materia, magari anche più credibile di quello che è. Mi fermo qui, ringrazio tutti e poi speriamo di... Grazie. Non voglio essere frainteso, le parole importanti meritano ore, ma qui si riparte davvero importante. Ma io come turista guardavo la neve, ma guardavo quel video, lo dicevo alla signorina, dicevo voglia di andare, voglia di camminare, ci sono dei vigneti meravigliosi. E gli argomenti, prima di lasciare la parola a Roberto Cerrato, ma lo conoscete tutti, ma presidente, istituto italiano salvaguardia del patrimonio culturale vitivinicolo e direttore sito UNESCO. Parole, caro Roberto, che abbiamo citato, giovani, territorio, cultura della vigna che abbiamo assaporato salendo, quasi diversa, pettinare la vigna in un modo più attento, più curato, piacevole, che contraddistingue un po' questo modo. Mi ricordo sempre nei trasporti televisivi di una situazione, in una residenza dell'artigiano, dove davvero eravamo un po' in ritardo e un produttore mi dice: stappiamo questa femmina barbera, beviamoci un buon bicchiere, no? Ecco, io dico aggiungiamo il moscato al barchetto, insomma tutte queste verità del territorio che già il Comasti ci ha evidenziato, e poi con gli esperti arriveremo a parlare più dei termini. Ma salvaguardia, perché è vero, giovani, è vero futuro, è vero valori, è vero territorio, ma salvaguardia e tutela. A te, Roberto. Grazie. Buongiorno a tutti, cari amici, ci conosciamo nella gran parte di persone, e quelli che non conosco li saluto per la prima volta, ma per me non è arrivare qui in una delle poche volte. Io sono molto spesso in questo territorio perché con Gianfranco abbiamo svolto un lavoro, credo, unico in questi anni, che è partito molto prima del risultato della candidatura, perché noi lavoravamo già dal 2004 a questa candidatura. Per me sono stati anche già 18 anni di inizio, dopo l'idea primordiale delle cattedrali sotterranee del Comune di Canelli, con il Comune di Canelli e le proprietà private di queste grandi cattedrali, che avevano un'intenzione iniziale di arrivare ad un riconoscimento appunto per questa storia spumantiera unica nel mondo, ma soprattutto in Italia. Così non fu, perché purtroppo l'UNESCO riconosce territori ampi, e poi quando sei diventato patrimonio dell'umanità non sei più soltanto il proprietario a casa tua, il proprietario, tra virgolette, è il pianeta, tutto il mondo, quindi noi abbiamo anche una grande responsabilità. Io oggi però, nei pochi minuti che ho a disposizione, vorrei ringraziare innanzitutto l'assessore Marco Protopapa, che è sempre vicino alle nostre attività e alle nostre conferenze. E anch'io dovrò dire due cose, poi due piccoli promemoria. Vorrei ringraziare il lavoro e la disponibilità che Gianfranco Comaschi ha avuto nei miei confronti a lasciarmi lavorare in questi anni, perché il lavoro del direttore del sito UNESCO è diverso da quello del presidente del consiglio di amministrazione, perché in fondo il direttore mette in atto tutta la parte operativa e la volontà del consiglio di amministrazione, ma poi ha anche delle attività al di fuori del territorio, perché deve parlare con il Ministero della Cultura, parlare con la comunità di Parigi, ci sono i direttori dei siti hanno questo ruolo, e il confronto con
Gianfranco è sempre stato prima di tutto amichevole, fraterno, ma aperto, aperto alla vera discussione, quella che ha fatto crescere anche questo territorio, perché lui proviene da questo territorio. Io oggi vorrei dirvi due cose: perché Alice Belcolle, perché questo territorio deve avere più consapevolezza nelle proprie forze. L'ha detto bene anche il sindaco, siamo a disposizione per lavorare con i giovani, con tutti coloro che si metteranno a disposizione. Io un po' sono preoccupato non per il mantenimento del sito UNESCO, perché il mantenimento del sito, state tranquilli, è ai massimi livelli di attenzione. Dopo 8 anni non abbiamo avuto visite ispettive da parte del Comitato Mondiale UNESCO, non abbiamo nessun pericolo della gestione del sito, su questo non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo fatto una riunione col Ministero telematica online 3 giorni fa con gli altri direttori dei siti. La prima cosa che ha detto la dottoressa Peci, ha detto: saluto i paesaggi vitivinicoli che sono per noi l'esempio di laboratorio vivente sul sito UNESCO, sul territorio UNESCO italiano. Cioè si è presa anche una responsabilità davanti a tutti. Però oggi nella cultura dobbiamo fare un salto in avanti, perché la conoscenza del paesaggio come educazione e sensibilizzazione ci deve portare i giovani, ma non è una parola a caso, dobbiamo passare ai giovani, perché il trasferimento delle aziende ai giovani sta già avvenendo, specialmente dove c'è grande economia, e parlo forse di più nelle zone di Langhe e di Roero. Le nuove generazioni con le scuole, con le università eccetera, stanno portando nuove leve a lavorare nel campo della viticoltura, ma quello che manca è il rischio, è questo, che si esaurisca con l'età il trasferimento di quei saperi culturali, perché il nostro sito non è perché si chiama Langhero, Ero, Monferrato e fa il vino buono, non ce l'avrebbero mai dato quel risultato lì. È l'interazione, la collaborazione tra uomo e natura che nel paesaggio del vino da quasi 2000 anni trova la sua sede naturale. Quindi è questa la vera gemma su cui partire, ma bisogna anche raccontarlo, e non possono raccontarlo ragazzi di 70 anni, 80 anni, con tutto rispetto, noi abbiamo video, registrazioni dei grandi patriarchi del vino, sì, quella è la memoria. Ma quelle memorie vanno ascoltate dai ragazzi, quelli che hanno 25 anni oggi e che prendono la valigia e vanno a vendere nel mondo. Non devono solo vendere il prodotto vino, devono vendere anche la cultura, e noi dobbiamo lavorare su questo, e io ci sarò fino alla fine per poter far trasferire questo testimone, perché non ha senso se no dire rimarremo UNESCO, no, lo perderemo il riconoscimento, perché il riconoscimento non è sulla bottiglia di vino che parte, il riconoscimento è sulla mentalità di queste campagne, perché bisogna raccontare con semplicità che cosa avviene in campagna, e la parola campagna è direttamente collegata alla natura. Noi non dobbiamo vergognarci di dire la parola campagna, perché vengono da noi i turisti, e qui faccio un breve passaggio, perché vengono ad Alice Belcolle? E verranno, credo, sempre di più se saremo bravi a promozionarla bene. Perché qua trovano quel vivere bene, quel buon vivere, che non si trova in altre parti. Quello che abita ad Amsterdam non gliene frega niente di trovarsi la confusione. Viene qua perché vuole trovare quella pace, quel silenzio, anche quelle nebbie che diradano. E come un regalo ti fanno vedere la collina vicina. Questo noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo lavorare affinché il nostro sapere sul sito UNESCO faccia nuovi apostoli dappertutto. Noi dobbiamo avere giovani, ragazzi e ragazze che narrano questo territorio, perché anche questi locali, questi luoghi bellissimi, però hanno una scadenza se non hanno un giovane all'interno che continua e che parli quando arriva un turista. Pensate quando arriva un turista in questa struttura, se il titolare è contento della gestione, ha fatto buoni affari, ma soprattutto è sorridente, credete, quel turista sarà fidelizzato, ritornerà. Ma se quello viene preso a schiaffi, va da un'altra parte e non gliene frega niente di quello che era Alice Belcolle, Rodello, Montelupo e tutti i luoghi che abbiamo, eccetera.
Bene ha detto il presidente Comaschi che noi non abbiamo fatto diversità, non abbiamo apportato diversità tra la buffer zone e la core zone. Pensate che all'inizio, nel 2010, quando iniziamo a presentare la candidatura alla regione e al ministero La Bozza, ci furono sindaci di una parte di territorio che non vollero aderire al progetto. Scrissero al ministero e il ministero, io ce l'ho, ero presidente io dell'associazione al 2011, ho ancora quella lettera in cassaforte, mi dispiace dottor Cerrato, ma quel territorio lì non potrà entrare a meno che di piccolo, perché ha dimostrato la non volontà di entrare. Come facciamo a far entrare qualcuno che non vuole entrare? Per tanti motivi, come ha già detto il presidente. Oggi quei comuni hanno firmato tutti per poter entrare e allora credo si potrà andare avanti a fare questa proiezione di allargamento in un'area che è stata anche da parte del Ministero, come dire, autorizzata a procedere con questa documentazione che in un paio di anni potrà essere anche presentata per la sua approvazione al, diciamo, al Comitato Mondiale UNESCO. Cambiamento climatico, e poi concludo. Il cambiamento climatico è il nostro progetto per eccellenza, perché noi abbiamo creato 7 progetti partendo da chi eravamo, dalla memoria alle tradizioni, all'accessibilità. Noi abbiamo certificato che questi territori sono accessibili a tutti, quindi provati eccetera, sul nostro sito paesaggivitivinicoli.it ci sono tutte le piattaforme per poter accedere e anche una piattaforma per coloro che hanno gravi malattie che non possono utilizzare le mani sulla tastiera del computer, con un visore, solo col movimento degli occhi possono entrare sul nostro sito. E grazie ad un'applicazione fatta nella provincia di Alessandria, perché abbiamo delle aziende che lavorano molto bene anche qui, abbiamo dato la possibilità di vedere i nostri territori sul computer e da tutte le parti del mondo ce lo abbiamo. Ma quello che volevo dire oggi, e mi autorizza il presidente Comaschi, l'abbiamo tanto discusso insieme, poi siamo riusciti a portarlo a casa anche da Roma, che alla fine del progetto sul cambiamento climatico, che vedrà posizionate nelle 3 scuole di riferimento dei territori, Rosignano Monferrato, la scuola vitivinicola, la scuola di Alba dell'Enologica e la scuola Istituto Penna di Asti, dei rilevatori sulle colline digitali che confluiranno in una piattaforma che avremo noi come Associazione del Patrimonio nell'Osservatorio Nazionale, il primo Osservatorio Nazionale sul cambiamento climatico in vigna. E siamo riusciti a portare, e perché oggi è una notizia anche importante che la dico io, ma la diciamo insieme, a Diano d'Alba, che è una core zone, c'è una grande cascina, la Langa del Sole, che ci ha dato a disponibilità per una 2 sale su questo progetto, ma nel Monferrato sarà una sala a disposizione, credo che il Comune potrà mettercela, e qui ci sarà l'Osservatorio Nazionale sul cambiamento climatico in vigna. Perché qua c'è la percezione del paesaggio più importante d'Italia, e ve lo dice, non per dire, una persona che comunque del lavoro della percezione del paesaggio fa il suo lavoro tutti i giorni, e anche altri esperti come il professor Settis, grandissimo professore di paesaggio che collabora con me all'Istituto Nazionale, ha già visto immagini di questo belvedere a 360 gradi, che vi chiedo davvero di amare come fosse un bambino e farlo crescere, perché qua risiede quella percezione del paesaggio che non è visibile in altri punti belvedere del sito UNESCO. Ci sono 6 punti belvedere che la regione ha finanziato nel 2016 e abbiamo inaugurato nel 2022, che sono molto importanti, ma hanno una percezione, scusate, sul 280-290 gradi. Qui abbiamo un 360 pulito, non bisogna mettergli niente di più di quello che c'è, bisogna solo portare le persone, e quindi qua ci vanno i narratori del territorio. Io auguro ad Alice e a tutto questo straordinario territorio di credere nelle possibilità, di non lasciarsi spaventare da momenti anche di difficoltà, ma insieme potete davvero superare anche le Langhe, che hanno già dato il massimo. Langhe e Roero hanno già dato il massimo. Qua c'è ancora una grande possibilità di lavorare. Sul tartufo, e chiudo,
qui avete i veri tartufi. Purtroppo tante volte i tartufi di Alba arrivano solo di Alba quando arrivano al casello di Castagnito, no? Quindi, ecco. Però non è che io sia contro questo discorso, Carlin Petrini con me lo diciamo da sempre questa cosa, ecco. Io ho visto qua anche un amore per il territorio, dove sottoterra ci sono i tartufi e ce ne sono tanti, qua si può fare un progetto insieme ed è già iniziato con l'amico Franco Novelli, sono stato anche al suo ristorante eccetera, ma veramente qui c'è la volontà di creare un progetto sui tartufi che narri veramente queste terre e che porta poi in successione la valorizzazione del paesaggio vitivinicolo. Fate venire le persone a camminare in questo territorio e non ve ne pentirete. Grazie. Anche per sgrammatizzare mi piacerebbe fare una battuta. Chi è raffreddato e dominato i tartufi subito è passato alla frontona. Di sentire i profumi, di sentire il colore del tartufo. È vero, la Langa, il Roero, Terra di Tartufi, tante associazioni dedicate al tartufo, ma l'Astigiano, lei menzionato più volte, qui c'è una verità, si chiama Monferrato, c'è una verità vera, vera sul tartufo. Ma entriamo però, vado là, sul fondo del tavolo, è dal professor Beretti ed Edoardo Monticelli. A noi proprio da Edoardo Monticelli, ma questa, vi dico, un esperto in viticoltura, noi ci siamo conosciuti, ma esperto in viticoltura, ma allora andiamo nella terra, nelle mani, che capiscono davvero, perché narrare va bene, ma direi una cosa, tu non dicevi, perché abbiamo parlato di narrazione, faccio un passo indietro, c'è qui presente il professor Gabutto, ex sindaco di Gallo Grinzane, vieni a dirci una parola, perché sì, tu nei suoi volumi ha narrato parole su questo territorio. Dai, facciamo un po' il programma, raggiungimi per un po'. Non era previsto, chiedo scusa, non era previsto. Beh sì, francamente parlare di paesaggio in questi ultimi anni è diventato facile. Facile perché tutti ci hanno creduto dopo l'UNESCO. L'UNESCO sulle nostre colline ha portato fortuna, ha portato turisti, ha portato incentivi, ha portato anche tanto denaro. Forse è sull'onda di quello che tanti sindaci si sono ricreduti. Ma io ricordo molto bene quando ero sindaco, che quando i contadini venivano da me che mi dicevano, e lo dico in italiano, potete dirlo in piemontese, ma lei non mi lascia fare la casa sul bricco più bello che tutti mi dicono che io abbia. Dico, ma proprio perché lei ha il bricco più bello, lì non deve farla la sua casa. Ed è stata dura. Io ricordo l'architetto Vigliano, presso la facoltà di architettura di Torino, quando voleva insegnare il parco naturale delle Langhe e annessi e connessi, rivolte epocali perché bloccava i condomini che venivano su. E se voi venite nei nostri paesi di Langa, i condomini di paesi storici come la Morra e Monforte sono ancora lì che parlano. Meno male che la Monferrato non li ha fatti, li può salvaguardare. Per non parlare poi dei nostri fondovalle, dove tutti hanno costruito in maniera incredibile. Quindi l'osservatorio sul paesaggio che sta per nascere, ben venga, perché non è dato così per scontato. I sindaci devono lottare tutti i giorni, io l'ho fatto per 15 anni il sindaco, tutti i giorni contro gli speculatori, contro gli studi tecnici, contro le varianti del piano regolatore che pressano per metterci mattone per consumare suolo, vero Monticelli? Ecco, quindi questi convegni ben vengano e questo studio sul paesaggio ben venga. Forse in Toscana, in altri ambienti, l'hanno recepito meglio perché i loro paesaggi si rivedevano già dipinti sulle tele del Rinascimento del 400, quindi li hanno fidelizzati meglio subito e da tempo. Noi questo percorso non l'abbiamo ancora fatto. Nelle scuole che citava il dottor Cerrato prima, ecco, di fianco al vino che si esporta, di fianco alla grande produzione vitivinicola, i nostri ragazzi, i nostri tecnici dovrebbero anche imparare a raccontarlo
con la storia e la passione che c'è dietro. Quindi, di fianco alle competenze tecniche e scientifiche della cantina, mettiamoci anche quelle umanistiche e storiche per poter raccontare il vino e il paesaggio che lo fa amare molto di più. Ecco, poi voi nel Monferrato avete ancora questa qualità. Non state speculando sopra i turisti. In Langa questo sta avvenendo. Tant'è vero che tanti turisti stranieri vengono da noi sia a vedere i famosi cru del barone del Barbaresco, ma poi mi dicono, però poi andiamo a dormire e a mangiare nel Monferrato perché si sta altrettanto bene, se non meglio, si spende il 20-30%. Quindi questo osservatorio che vigila anche sull'accoglienza e sul mantenere rapporti umani molto bassi, questo va mantenuto. Chiudo. Abbiamo fatto una dimenticanza perché Alice Percorsi si sente in famiglia, ma non abbiamo salutato tutte le personalità di sindaci e forze dell'arma presenti. Facciamo un applauso. Allora Edoardo Monticelli, qui tutti tocca a me. Tocca a me. Parlano di vino, parlano delle viti, ma qui entriamo un po' più nello specifico. E adesso stiamo proprio, come virtualmente, siamo proprio nei primi passi nel vitigno. E adesso ci racconti. Ci racconti. Buongiorno a tutti. Devo regolare la distanza. Beh, innanzitutto un grande ringraziamento, perché tutte le occasioni che ho per venire ad Alice per me sono una commozione, in quanto qui ci sono le mie origini, anche se la vita poi ci allontana ovviamente come cosa, per cui l'affetto a volte mi capita di passare in auto nelle vicinanze e dice ma faccio una puntata, non scendo neanche dalla macchina ma giro il paese e torno via, giusto per mantenere questa affezione, per cui questa opportunità veramente molto molto gradita. Io vi ringrazio, sono stato qualificato come esperto, esperto, 40 anni sono, anzi 43 sono passati di dedizione alla viticoltura, come professione, come attività varie, eccetera, quindi sì, l'esperienza è fatta dal tempo sostanzialmente. Bene, entro direttamente nel merito e cerco appunto, io ho preparato poche slide, giusto per... Così presentarvi alcuni aspetti. Innanzitutto si è parlato di bellezza. La bellezza è un valore incommensurabile e quindi non mi dilungo, ma ci sarebbe tanto da parlare della bellezza in forma astratta e concreta. E certamente Alice è bello, i 360 gradi ci sono tutti, però è anche da sottolineare che la bellezza, e questo non è da trascurare, è nell'occhio di chi guarda e nell'occhio di chi la vede, perché ci sono tanti modi di assaporare la bellezza. È importante questo, perché è vero che qui abbiamo un paesaggio splendido, ma analizzando nel dettaglio, in profondità, quello che è il paesaggio, arriviamo a poter dire che ogni paesaggio è unico, come emozione, come sensazioni che questo riesce a trasmettere, e ha particolarità che meritano di essere studiate e conosciute. Io adesso mi devo però spostare perché non vedo le slide e quindi non riesco a... Andiamoci di qua. No, meglio che vado dall'altra parte. Ecco, qui riesco a vedere meglio. Abbiate pazienza. Allora, paesaggio viticolo. La viticoltura da sempre è stata la fonte delle nostre colline di maggior reddito. Ma perché? Perché le colline normalmente sono povere di fertilità, sono povere di opportunità, richiedono tanto lavoro manuale, e di conseguenza bisogna andare indietro nella storia per comprendere l'evoluzione del paesaggio. Le persone hanno lavorato sulle colline, le hanno trasformate, le hanno utilizzate, le hanno conservate. Nella storia si sono succeduti vari eventi sociali, economici, abbiamo parlato di Alba, del Barolo, del Barbaresco, parliamo del Monferrato, non è più indietro, però ancora spazio per andare avanti, no? Come cosa?
perché ha storie molto diverse le une dalle altre. E su queste storie gli uomini hanno lavorato, hanno colonizzato e hanno evidentemente partecipato alla composizione del paesaggio finale che ora noi possiamo vedere. Naturalmente la trasformazione del paesaggio è un qualche cosa di progressivo, perché non è che dall'oggi al domani, o per dire nell'arco di pochissimi anni, io possa modificare il paesaggio. Quando la trasformazione avviene per effetti dell'economia, per esempio, o altri ancora, è chiaro che avviene progressivamente. Una realtà dopo una realtà, un'azienda dopo l'azienda, un vigneto dopo un vigneto, eccetera, eccetera. Per cui, in ogni circostanza, in ogni momento, io posso recepire nel contesto macroscopico del paesaggio un pochettino quella che è stata la storia, quella che è stata l'evoluzione, quello che è stato il percorso passato. Quindi, conoscere in modo approfondito il paesaggio vuol dire scoprire qualche cosa del passato, vuol dire attestare il presente e vuol dire avere grandi speranze nel futuro. E questo è una realtà, è un valore che secondo me merita veramente di essere conservato, soprattutto quest'ultimo aspetto, cioè vedendo proprio l'evoluzione, pensare al futuro. Ecco, adesso andiamo avanti rapidamente. Ecco, adesso alcune osservazioni su alcune immagini molto semplici, perché mi controllo il tempo e posso. Allora, un tempo l'agricoltura non era, la viticoltura non era così intensiva come lo è oggi, no? Le aziende erano autosufficienti, c'era una certa promiscuità, cioè vuol dire che ogni azienda doveva fare un po' di tutto, ma c'era qualche cosa che meritava più attenzione, che era la vite, perché dava il maggior reddito, ma dovevano esserci anche qualche animale, un po' di bestiame e quindi un po' di foraggicoltura, magari affittando il prato lontano perché era più fertile vicino al rivolo di acqua o cosa, e poi il foraggio, quindi quella che era l'alimentazione. Ecco, in questa foto vedete vigneti vecchi che tappezzano ovviamente un versante, è un versante a sud, si dice a Reggi Poggio perché la stratificazione punta verso l'alto, quindi sono versanti aridi, quindi la vite vegeta poco, la vite è fitta e di conseguenza la lavorazione è interamente manuale. Questa è la viticoltura della tradizione. Di rimpetto nel versante contrapposto c'è il seminativo, anche se siamo in collina, e questo è un esempio di quello che era un tempo. Il paesaggio era ovviamente molto più vario, ma tutta la forza lavoro, tutte le scelte operate dalle persone, dagli agricoltori eccetera, erano commisurate sempre sulla loro potenzialità manuale di lavoro. Le grandi famiglie, la cascina, proporzionata ovviamente all'ambiente in cui era ambientata. Questo è Alice. Interessante è questa immagine perché i vigneti seguono perfettamente, anche se oramai la colonizzazione direi è totale, seguono perfettamente l'orografia del territorio. Questo è molto importante perché la forma delle colline non l'ha fatta l'uomo. Al massimo l'uomo la rovina, purtroppo, questo però lo dico tra virgolette, no, non l'ha fatta, l'ha fatta la natura attraverso assestamenti successivi millenari, direi, no? Per cui la natura raggiunge un suo equilibrio, per esempio di scolo dell'acqua, per esempio di non più erosione, di non più trasformazioni macroscopiche. Quando vengono delle trasformazioni veramente violente, salvo eccezionalità, un pochettino l'opera negativa dell'uomo c'è sempre, no? Qui vedete che c'è un anfiteatro, una conca, no, come cosa, e le linee di caduta delle capezzate evidentemente seguono, perché è andata così, perché era logico farlo in questo modo, però l'uomo non ha trasformato, e questo è estremamente importante. Andiamo avanti. Dove avviene la trasformazione? Le persone, direi non troppo addentro al discorso viticolo, però più forse i fotografi, no, i pittori eccetera eccetera, accidenti d'autunno, ci sono delle immagini di colore che sono fantastiche. No, questo è negativo, potrà essere bello sotto un profilo estetico,
però è decisamente negativo, perché sta a sottolineare un livellamento, un ridimensionamento del terreno e per facilitare la meccanizzazione, eccetera, eccetera. Tenete conto che da bibliografia, per fare un centimetro di fertilità, piena fertilità, la fertilità è un discorso, adesso non entro nel tema dell'agronomia, se no guai, no, il tempo è, e poi sarebbe. Però un centimetro di fertilità, equilibrio di microrganismi, equilibrio di sostanze, equilibrio di trasformazione della materia organica, chi più ne ha ne metta, ci vanno 200 o 300 anni per fare un centimetro. Dico, ma io livello solo un pochettino, ne tolgo solo 30 centimetri di terreno. Immediatamente lo sviluppo dell'apparato radicale al nuovo impianto lo marca subito, perché rimangono superficiali, perché c'è più ossigeno, e poi chiaramente c'è un invecchiamento stagionale più precoce, e quindi abbiamo queste marezzature di colore fantastici sotto un profilo estetico, però che mi sottolineano che il paesaggio è stato modificato e che forse in questo contesto qui l'acqua non ha più una direzione dove andare, tenderà a coinvolgersi con diciamo maggiore irruenza, perché è tutto piatto, non ha più quella che era l'orografia originale. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo due esempi, no? Impianto fitto, 9.000 piante ettaro, adesso normalmente si piantano 5.000, 4.500 piante ettaro. Perché? Perché erano aridi terreni, non ci andava neanche l'animale, non c'erano i trattori. Allora io, le viti crescevano poco, producevano poco, me ne mettevo tante, ci stavano tutte. Perché è una bellezza della natura, e che offre in qualunque ambiente la possibilità di vivere alle piante, e chiaramente facendo sì che queste si dimensionino in ragione delle fortune che riescono a trovare in quel particolare terreno, eccetera, no? Quindi terreno difficile, tante piante, vigna, perfettamente colonizzato, il lavoro manuale, che adesso ovviamente non è più sostenibile, e difatti questo è un problema, perché c'è il problema dell'abbandono dei vigneti. Sotto abbiamo un esempio di ceppi centenari, questo ve lo garantisco io, è raro, perché magari il prossimo anno non esisterà più, quindi sono gli ultimi, hanno dimensioni che non si riusciamo più a vedere. Sì, sì, andiamo avanti. Ecco, un altro piccolo esempio di attenzione, no, ai vigneti, io esperto di viticoltura parlo, e quindi e di conseguenza, come erano le strutture di un tempo, quando le viti non vegetavano in modo così prorompente, e poi c'era anche materiale in loco, l'abitudine, l'uso era quello di porre un sostegno per ogni vite, quindi un palo per ogni vite. Il palo reggeva tutto il carico della vite, la produzione, la vegetazione, eccetera, eccetera. Quindi praticamente sotto un profilo tecnico, la statica di quella pianta era indipendente da tutte le altre, non andava giù il filare, tanto per intenderci. C'era un sostegno per ogni, poteva essere la canna, poteva essere il palo, eccetera, eccetera. Sulla fotografia lato noi vediamo pali distanziati di 4 metri, 5 metri, perché è cambiato completamente il sistema, perché così è molto più comodo per le macchine. Allora, anziché essere il carico predisposto su un sostegno verticale, il carico è predisposto su tubi orizzontali che scaricano sui pali. Quindi si definisce una struttura armonica, no? Come cosa, che è molto più facile da lavorare, molto meno manutenzione e un'evoluzione dei tempi. Andiamo avanti. E qui siamo nel Monferrato i canneti sono bellissimi, sono una caratteristica, ci sono anche le cinciarelle tra le canne, quindi è anche un ambiente di biodiversità interessante, e un tempo era normale, era che fossero utilizzati come tutori per le viti. Andiamo avanti. Ecco, sono quasi al termine. Due o tre osservazioni relative al territorio del Moscato, perché questa qui un pochettino come provocazione la pongo, no? Nel senso che è bello saper osservare, saper interpretare e saper collegare i diversi aspetti che noi osserviamo. Cioè, io posso vedere, vedo il grande paesaggio, ne sono emotivamente colpito, però vedo l'insieme.
il particolare a volte mi dà altrettante suggestioni. Per esempio, questa è una strada tra vigneti. Notate che la disposizione, ovviamente manuale, eccetera, delle pietre, pietre di arenaria, è solamente su un lato e non sull'altro. E dice, subito, via, dice, no, accidenti. E sì, perché quando trasportavano le bigonce cariche di uva che pesavano tonnellate, che avesse mai dovuto piovere, in questo modo la ruota a monte, le ruote a monte sprofondavano leggermente e il carico rimaneva in piano. E la parte a valle più pericolosa reggeva il peso. Per me è emozionante. Andiamo avanti. Qui siamo in Valle Bormida, in Valle Belbo, ci sono dove c'è l'arenaria, tra l'altro con spessori anche diversi, ci sono delle realtà che saranno ovviamente abbandonate, che però è veramente un peccato. Perché io penso che ci siano persone, vorrei dire, ci hanno lasciato la pelle a fare queste cose qua, no? Come cosa? Gli scoli per l'acqua, per regimare tutto il flusso di superficie, e i passaggi che ci sono, i muretti di sostegno che di varia fattura, di varia dimensione, che sono un valore di tutto il nostro territorio, Langhe e Monferrato. Penso che siamo all'ultima foto ancora. Ecco, questo è un pendio erto, che non è stato modificato ovviamente dall'uomo, rappresenta uno scorcio di viticoltura vecchia, in cui oramai le generazioni di vigneti si susseguono e ci sono tutti i muretti. Io vi pongo l'osservazione, guardate come, proprio perché l'uomo allora non era in grado di modificare, di crescere come estensione eccetera eccetera, come è mantenuta perfetta l'orografia nonostante i muretti. I muretti mi hanno delineato dei confini, mi hanno preservato un minimo in più di risorsa idrica, però nel momento in cui piove, visto che ci sono anche problemi di questo genere, no? L'acqua qui non si incanala in un'unica direzione, ma segue esattamente l'orografia del territorio. Oppure è una condizione questa, a mio vedere, di perfetta ingegneria idraulica. Forse non voluta, non credo che i nostri avi nell'Ottocento, eccetera, avessero queste capacità, però il poter seguire quello che già l'orografia naturalmente predisponeva, sono venute fuori delle vere opere d'arte. Vi ringrazio, penso di essere stato. Prima di arrivare a Marco De Vecchi, professore all'Università degli Studi per lui, presidente del Centro Studi sulla Collina, però fatemi un favore, facciamo davvero un grande applauso a quei padri di quelle pietre casuali, a quelle persone che mettevano le pietre solo da un lato in quei cammini. Quello che ha detto Davvero Monticelli sono le parole vere, perché quella è la verità che anche noi Fontanarea per la professione andiamo a scoprire nei paesi che tanti dicono: mio Dio, vivo lì e non l'avevo visto. Noi dobbiamo andare in quelle strade di pietra che ci sono là e dobbiamo andare, vedo deve citare Luisa, su quei muri in pietra che forse, come annuiva anche Roberto Cerato prima, non erano dei geni, ma sapevano. Quindi applaudiamo davvero in modo particolare. Marco De Vecchi, beh, la sapienza, l'università, queste colline, questa terra, questi prodotti. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori, all'associazione UNESCO, al suo presidente, al direttore, al comune di Alice Belcolle per l'invito a questa importante, interessantissima giornata, la mattinata di studio. Devo dire che torno con grande piacere qui ad Alice Belcolle. Ecco, consentitemi un piccolo ricordo, però anche sentito e anche di gratitudine. Io circa 20 anni fa, nel 2003, costituì un osservatorio, sono stato del paesaggio, di lì a poco fui contattato da Aureliano Galeazzo, mi coinvolse in pensieri, iniziative, riflessioni
mi inviò materiale qui di Alice Bercone, fu per me una scoperta interessantissima, e soprattutto colsi un fervore qui in questa realtà di Alice Bercone, ovviamente da parte sua del sindaco, ma di questa realtà che mi colpì tantissimo. Mi inviò delle foto splendide, ecco, che sono quelle che abbiamo visto e certamente molte, molte altre. Davvero riuscì a farmi un'idea, poi ovviamente ci fu l'occasione di venire personalmente per la conoscere, a vedere, a apprezzare questa realtà, ovviamente qui della paese, tutto questo da Nizza ad Acqui, in questo territorio è davvero splendido. Però grazie a questa figura davvero illuminata che qui oggi abbiamo citato, vogliamo ricordare, ebbi la possibilità così, di crescere in un percorso anche mio di conoscenza del paesaggio e di questa parte del paesaggio viticolo del Piemonte. Bene, abbiamo ascoltato oggi quanto sia importante il tema dell'identità, della conoscenza. Faccio mie le parole del direttore Roberto Ciarrato, che ha ben dato conto di come l'UNESCO in qualche modo attenda che davvero questa narrazione della consapevolezza del valore sia trasmessa, ecco, quindi certamente il vino è il punto di partenza, ma all'interno della bottiglia davvero c'è tutto, e se riusciamo davvero a far sì che questo vino, queste nostre bottiglie davvero creino poi in chi assapora, degusta il vino, se riescono davvero a creare delle suggestioni, un amore, un interesse, ecco, questo è il dato importante che l'UNESCO ci chiede. E lo sforzo, l'impegno, la sfida da questo punto di vista davvero fa sì che il testimone di questa narrazione possa essere passato alle generazioni che per fortuna davvero stanno portando avanti quella che è la realtà della agricoltura, ovviamente anche con le innovazioni e le modernità che necessariamente devono sposarsi sempre con la tradizione. Qui è davvero un'altra sfida in termini agronomici fondamentali. E da questo punto di vista voglio ricordare un'altra figura, consentitemelo, ma davvero oggi ascoltando chi mi ha preceduto siamo davvero riusciti a, a ricordare anche un'altra figura straordinaria che davvero in questi territori è riuscita a far emergere delle peculiarità, delle eccellenze in termini di saperi, di storie, di cultura eccezionale, ed è la figura di Roberto Maestri, che penso tutti noi conosciamo. Perché davvero per trasmettere in qualche modo la cultura, i saperi, è necessario conoscerli ed essere orgogliosi di un passato che davvero è incredibile. Roberto, ovviamente insieme anche a tante altre figure straordinarie, ma mi sento oggi di citare lui per il davvero, penso che meriti essere ricordato, ha fatto un lavoro straordinario di conoscenza, quindi uno studioso di archivi, di biblioteche, ha messo insieme un materiale incredibile, soprattutto si è prodigato nel far conoscere, per esempio con l'associazione UNESCO, quante attività e quante iniziative. Ve ne cito una che davvero mi colpì tantissimo, io stesso rimasi impressionato nel conoscere una figura che davvero forse potrebbe essere il portabandiere del nostro, insieme a tante altre, una figura che grazie a convegni realizzati da Roberto fu possibile mettere in luce, ecco, ovviamente già nota prima, una figura del 1200, ecco, mi colpì tantissimo il grande marchese Guglielmo VII del Monferrato, una figura che coinvolse tutti questi nostri territori del Monferrato. E mi colpì per il fatto che siamo nel 1200, riuscì a far sposare sua figlia all'imperatore di Bisanzio, Andronico, e di lì, ovviamente ben lontano da questa realtà del Monferrato, pensate nel 1200 riuscire ad avere contatti con Bisanzio, riuscire a mandare la figlia a farla sposare, avviare quindi una parentela e poi dopo una dinastia incredibile che coinvolse questi nostri territori, ma è qualcosa di eccezionale. Già ora adesso pensare noi di andare, non tocco l'aereo, ma andare là con i mezzi nostri, di pensare di andare là, è qualcosa di eccezionale, cioè delle figure che davvero
conosciute divulgate sono una storia, una narrazione, ma poi tantissime altre, che davvero fanno sì che c'è davvero da essere orgogliosissimi del nostro territorio, della nostra storia, insieme a saperi, e qui davvero chi mi ha preceduto ci ha messo in luce dei saperi anche agronomici straordinari, che danno conto come davvero cultura, storia, tradizione in queste nostre realtà si sono sedimentate in modo splendido. Ecco, partire da questo, ma come coinvolgere anche ad una prospettiva più ampia coloro che possono in qualche modo anche apprezzare tutto questo patrimonio eccezionale di storia, cultura e ovviamente di paesaggio. E qui, consentimi Roberto e Gianfranco, voglio citare un'iniziativa recentissima che davvero dà il senso di quella che è la prospettiva, di nuovo internazionale. Ecco, nel 1200 ci si è aperti a questa prospettiva internazionale grazie all'associazione Paesaggi Vitivinicoli. Io ho avuto il piacere da parte del mio rettore di essere incaricato di gestire con l'associazione i rapporti per quanto riguarda i paesaggi UNESCO di Italia-Cina, ovviamente per gli aspetti agronomici, ma ovviamente poi il discorso si amplia. La realtà scelta qui voi avete avuto l'onore di poter avere questo contatto, questo rapporto privilegiato anche con la Cina, con Xi Jinping, quando è venuto in Italia. Bene, questo rapporto dei paesaggi vitivinicoli di Langhe e Monferrato e la realtà dello Yunnan dei paesaggi dell'Arezzo. Solo qualche settimana fa si è tenuto il castello di Grinzane Cavour, in questo momento di studio importante che riprende ovviamente dopo una pausa, un'interruzione legata alla pandemia, questo rapporto. Perché ne parlo? Ecco, perché davvero la prospettiva, io ho molti studenti cinesi, dei ragazzi che vengono a studiare qui in Italia, scelgono l'Italia, è ovviamente un percorso universitario, li trovo rapporti, nelle conversazioni che ho avuto, e anche nella mia unica occasione di andare in Cina, ho visto nella Cina un'attenzione straordinaria per l'Italia e soprattutto per quella che è la nostra storia, cultura. D'altronde abbiamo qualcosa in comune, forse loro erano ancora partiti prima di noi, però davvero una realtà che ha tantissimi punti in comune rispetto al discorso, l'amore per la storia, la tradizione, il potersi davvero confrontare su questi temi. E allora davvero anche su questo, in termini di narrazione lo si sta già facendo, ma può essere anche qui un'occasione straordinaria sempre più per implementare quanto si sta facendo in termini di promozione, di racconto e di valorizzazione questa prospettiva con la Cina, che ha un'attenzione straordinaria quanto noi rispetto ai temi dell'UNESCO. Ecco, in qualche modo ci condividiamo i primati in termini di riconoscimenti del patrimonio UNESCO. Bene, vado a concludere dicendo che come Università di Torino abbiamo effettuato uno studio, l'abbiamo pubblicato su una rivista internazionale, che avesse piacere e volentieri lo rendo poi partecipe, uno studio che abbiamo condotto su quelle che sono le esigenze, le attenzioni, le sensibilità delle persone nel periodo successivo alla pandemia, che speriamo davvero di aver lasciato alle spalle. Ecco, è emersa davvero un'esigenza fortissima, con uno studio che ha coinvolto alcune migliaia di persone un po' in tutta Italia, cercando di avere davvero una rispondenza anche in termini statistici. Una attenzione, una necessità di poter vivere in paesaggi di qualità, soprattutto di poter lavorare, ovviamente laddove il lavoro lo consenta, in paesaggi di qualità, di poter uscire rispetto alle ristrettezze che ci sono di per sé in realtà urbane,
dense, ma soprattutto in quelle che sono state le situazioni del lockdown. E allora davvero pensare in questa prospettiva che è reale, concreta, di cercare dei luoghi di lavoro di qualità, ecco, davvero la possibilità di poter pensare a luoghi come questi, dove davvero c'è una qualità, usiamo pure anche il termine di livello, che è sempre un po' scivoloso, perché in qualche modo è soggettivo, però davvero pensare di poter far sì che questi luoghi siano anche i luoghi del lavoro, perché ci sono tanti lavori che davvero possono essere gestiti, pensati anche a distanza, dove in qualche modo forse ancora più è ancora più stimolante per certi lavori poterli svolgere in contesti paesaggisticamente di pregio e di qualità. E questa certamente è una carta ulteriore da giocare. Certamente accennava prima il sindaco come le infrastrutture sono importanti e oggigiorno non sono necessariamente solo più quelle stradali, certamente anche le strade che è importante che siano in ordine e siano percorribili, però sappiamo quanto anche altri tipi di autostrade siano importanti, però questo certamente abbinando alla carta di valore riconosciuto a livello internazionale, a livello universale dell'UNESCO, è certamente una carta anche per poter ripopolare, ecco, perché si diceva anche nel discorso più demografico, io penso sempre che poter avere delle famiglie, dei bambini, allevare dei figlioli qui, ma rispetto ad una periferia anonima di tante metropoli, senza citarne nessuno, ma davvero la qualità anche per poter allevare dei bambini, dei figli è importante. Concludo dicendo un proposito che nasce anche da un'attività che anche con persone che sono presenti qui, tanti ragionamenti fatti sui temi del paesaggio, le dotanti, ma voglio anche citare Franca Rosso, tante occasioni belle, ma qui abbiamo anche Mariangela Migliardi con cui abbiamo fatto dei ragionamenti con i bambini, con i ragazzi, ma ovviamente tante altre persone che ringrazio di cuore. Ecco, voglio solo dire che questo tipo di realtà così importante sarà anche oggetto, perché l'Università di Torino abbiamo il piacere per il 2023 di organizzare, abbiamo anche un'interlocuzione in atto anche con la Regione Piemonte, il convegno nazionale di frutticoltura e orticoltura che per la prima volta si terrà a Torino nel giugno 2023. Verranno studiosi sulle tematiche, come anche la frutticoltura, che rientra anche la viticoltura, da tutta Italia e anche dall'estero. Avremo occasione di effettuare delle visite tecniche e penso, potrebbe essere l'auspicio che faccio mio e spero anche da parte dell'amministrazione di Alice Bergone di poterli portare, i colleghi, gli studiosi anche qui, per poter apprezzare davvero da questo punto di osservazione, che è certamente fisico ma anche culturale, davvero l'importanza, il ruolo, il rilievo che questo nostro Monferrato, ma in generale l'Alghero Monferrato, hanno nel panorama internazionale. Grazie. Grazie. Mi viene da dire, hai detto una parola grandissima, scivolare nella bellezza. Guardando il video, mentre parlavo, ho fatto un esperimento, guarda qui, i picnic alle vetere, ti scivolano nella bellezza con piacere. Sindaco, siamo nella fase conclusiva, che poi lasciamo la parola all'UNESCO, alla bellezza. Sindaco Martino, come siamo andati? Come siamo? Io Alice Bercolle vorrei rimanere, non so voi, nessuno dice. Vogliamo rimanere. Bene, grazie a tutti per le mie parole. L'emozione, noi vi ho detto, avete questo riconoscimento dell'osservatorio da parte dell'UNESCO. È sicuramente una cosa bella che ti fa onore a dare il colle e ti ringrazio infinitamente. E aggiungo questo, mi piacerebbe che questo osservatorio non sia, l'abbiamo detto insieme, abbiamo parlato insieme passivo, no? Ma che sia attivo, che si diventi un osservatorio attivo e partecipe, e quindi ben accetti sicuramente le parole del professor De Vecchi. Di accogliere le scuole, di accogliere le facoltà, di accogliere le università, e questo è importante. Noi è stato fatto in parte, abbiamo la scuola del territorio che già il nome
un simbolo su cui possiamo lavorare, abbiamo le aule, facevamo l'analisi del terreno, facevamo alcune lezioni nel nostro piccolo. Spero che questa iniziativa qua diventi un evento premiante, quindi faccia arrivare da Alice nuove persone, soprattutto nuova qualità, e da parte nostra, questo ci tengo a sottolinearlo, cercheremo di partecipare, di essere parte attiva a questo processo, a questa bella notizia che ci è stata presentata oggi. Poi ringrazio tutti i presenti e ringrazio, adesso lascio la parola a... e le ore avete sentito le campane, io a un certo punto ho detto solo nel video la signora mi dice no, sono vero, presidente Comaschi, alla bellezza siamo veramente nelle ultime parole. Allora cerchiamo di concludere rapidamente, visto che siamo stati tutti direi nei tempi abbastanza. Concludo intanto con i ringraziamenti, ringrazio davvero tutti, sono molto soddisfatto di questa mattinata, di come i lavori si sono svolti, degli interventi che ho sentito, del pubblico che è presente. Un ringraziamento particolare ai padroni di casa, la famiglia Brusco, direi un applauso. La famiglia è uno degli ambasciatori migliori che ha in questo territorio, perché ogni volta ti fa un racconto che veramente pochi sanno fare, si parlava di narrazione. Ringrazio l'assessore Marco Protopapa perché sicuramente, come ha sempre avuto in attenzione, avrà ancora la nostra associazione sui temi che abbiamo introdotto. E ringrazio i giornalisti e tutte le persone che si curano della comunicazione, perché devo dire è fondamentale riuscire a comunicare, grazie, perché lo hanno fatto in questi anni sempre, e quindi ringrazio tutti loro e ringrazio te Claudio, credo meriti una grande applauso. Grazie per aver trasmissione, grazie per essere stato qui oggi. Concludo su queste, con due considerazioni. Mi ha fatto piacere che l'amico professore Marco De Vecchi abbia parlato di questo momento importante che abbiamo avuto a Castello di Grinzane. Devo dire, prima per brevità non mi sono soffermato su questo, ma l'aver sottoscritto noi come associazione uno degli accordi della nuova via della seta non è qualche cosa di marginale. Noi in quel contesto, a marzo 2019, col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, siamo stati al centro dell'attenzione, perché non eravamo marginali. E tutti e due i presidenti hanno sempre sottolineato che tutti gli accordi venivano sottoscritti sotto la luce di questo rapporto millenario, della cultura millenaria. Quindi questa è la storia, e a Grinzane abbiamo ripreso questo dialogo e abbiamo ascoltato dai dirigenti del Ministero, ci hanno riconosciuto quello che diceva prima l'amico Roberto, il nostro sito come un sito esemplare nel suo, questo mi permetto di dirlo, perché c'è stata l'occasione di... Concludo dicendo che la soddisfazione nostra è di aver messo in questi anni sempre al centro i giovani, di esserci rivolti nei nostri progetti frequentemente alle scuole. Questo tema delle future generazioni, ricordiamoci che essere patrimonio dell'umanità significa che il nostro territorio viene riconosciuto per i suoi valori eccezionali, unici, tale da dover superare limiti di spazio e di tempo. Sul tempo noi dobbiamo appunto fare in modo che i giovani rimangano. Oggi i ragazzi appunto nascono come cittadini d'Europa e del mondo, è cambiato, no? Da quando ero bambino io, da quando erano bambini persone ancora più grandi di me. È un'opportunità in un mondo, diciamo, anche di libertà e di pace che ci auguriamo possa... Però non deve essere una necessità, cioè chi nasce qui deve avere l'opportunità di avere reddito qui e di rimanere qui. Noi dobbiamo generare le condizioni perché questo avvenga, questo è il nostro sforzo, il nostro impegno, e un pochino da Alice, direi oggi Alice al centro, quindi abbiamo detto, della regione Piemonte e di tutti i nostri ragionamenti,
complimenti anche all'amministrazione, grazie a voi, grazie alle forze dell'ordine, e quindi io in Macedonia ci stiamo curando uno dei progetti. In questo caso sempre a fine ottobre al castello di Govone fatto un importante incontro dove avevo presentato il nostro lavoro sul progetto di accoglienza, di riconoscenza e di riconoscimento del lavoro che viene svolto dalle persone che arrivano da altre parti e che ci aiutano a coltivare il nostro terreno. Grazie. Quindi grazie. Devi, io non aggiungo nulla perché il Presidente ha chiuso la parte. Per gli organi di stampa, ciò che nascerà a Alice Belcolle sarà l'Osservatorio Nazionale sui Cambiamenti Climatici in Vigna, quindi non l'Osservatorio del Paesaggio, perché gli Osservatori del Paesaggio sono associazioni assolutamente meritorie che stanno già lavorando da decine di anni, e Marco De Vecchi è presidente della parte astigiana. Però qua nascerà un ufficio, proprio un luogo fisico, l'Osservatorio Nazionale sui Cambiamenti Climatici in Vigna, e siamo riusciti a portarlo via, l'ho portato via dalla Val d'Orcia. Quindi sinceramente